Una serata sotto le stelle dove i bambini hanno potuto osservare la luna, i pianeti e le stelle stando in contatto con la natura all'aria aperta, stimolando i sensi e lasciando libera l'immaginazione grazie al campus dell'associazione Sole d'Estate di Aguino. Noi abbiamo fatto questo progetto che è nato dall'idea di far conoscere ai bambini le stelle e i pianeti. Siamo partiti dai pianeti, poi siamo passati alle stelle. Loro hanno fatto il progetto che ognuno di loro ha disegnato con il DAS una stellina, poi l'ha dipinta e abbiamo fatto il cartellone. Abbiamo fatto anche il sole, ma il sole col telescopio, diciamo, è un po' impossibile da fargli vedere, anche se loro vorrebbero andare tutti quanti sul sole, è il loro sogno segreto, diciamo. Un'occasione per incoraggiare le relazioni interpersonali dei bambini attraverso il gioco e i momenti di aggregazione. Quest'anno poi in modo particolare sono stata molto contenta dopo 4 mesi di Covid di essere qua con i bambini, di aiutarli a giocare, a ridere, a scherzare. Molto importante per i bambini, hanno bisogno di avere ancora i loro spazi, le loro cose e ritrovare la loro allegria dopo questi brutti mesi. Il campus ospita tutti i giorni bambini dai 6 agli 11 anni come una grande famiglia. Da 10 anni siamo qua e prepariamo i pasti per i grandi e per i piccoli. È una cosa bellissima e poteva venire in mente solamente a Lucia Bellini, perché gli altri non ci hanno pensato nessuno. Ecco, ci sta ogni tanto qualche screzio con la padrona di casa, però sorvoliamo, va niente, tiriamo avanti. È una cosa bella e si cerca di portare avanti. Quindi è una gioia sempre cucinare per i piccoli. Sì. Un luogo dove i piccoli possono esprimere le loro emozioni e la loro creatività. Ideato come un format televisivo, il progetto si concluderà con la realizzazione di uno spettacolo teatrale il 13 settembre. I bambini hanno sprigionato la loro fantasia, ovviamente, come in ogni cosa, perché i bambini riescono a cacciare fuori, a tirare fuori cose che gli adulti non riescono molte volte, quindi con un pennello e delle tempere riescono a dare, diciamo, tutta la loro gioia su quello che è un pezzo di carta, ecco. E loro si sono divertiti moltissimo. Com'è la serata? Vi piace questo campus? Sì, è bellissimo. È stupendo. E le stelle come sono? Sono bellissime.